Potrei diventare miliardario in un mese, preparando questo piatto per gli altri. Ma invece gli altri non sapranno mai quello che perdo. È geniale. Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Buonasera mister, commentiamo questo pareggio, un pareggio tutto sommato giusto, che... no? No, giusto sì, ma scusami, vai avanti. Vai. No, prego. Giusto direi, alla fine devo dire questo, la cosa più bella oggi è il carattere della squadra, che ha dimostrato che non era facile dopo una brutta settimana che abbiamo passato, che abbiamo fatto passare ai nostri tifosi, che in modo particolare a io e gli stessi ragazzi, la stessa abbiamo saputo reagire, che non era facile. La mia paura era questa, abbiamo lavorato un attimino su questo, non sulla tattica, eccetera, eccetera. Però la squadra oggi ha saputo reagire nei momenti di difficoltà, però alla fine devo dire che qualcosa in più meritavamo, perché il rigore onestamente era netto, quello su Castaldo. Direi il primo tempo noi abbiamo prodotto tantissimi cross, ma facevamo fatica a servire Ardemagni subito. Abbiamo perso subito Bidaoui, un giocatore importante che ci crea la superiorità numerica esterna. Però al di là di tanti fattori che abbiamo fatto, la cosa più bella per me è il carattere, che non siamo delle femminucce, siamo uomini, siamo gente per bene, siamo gente che abbiamo direi lasciato un'impronta non bella a Salerno, però abbiamo saputo reagire. È ovvio che un punto ci dà morale psicologicamente, ma noi ne meritavamo tre, perché oggi devo dire che loro hanno avuto qualche occasione, però per i nostri errori sempre. E appunto per questo, troppi errori, soliti errori in fase difensiva. Ma è quello che io mi preoccupo, perché ci abbiamo dei ragazzi giovani, invece quando Ingawa è passato centralmente siamo riusciti un attimo a recuperare, ma sono convinto che questi errori riesco a sopperirli un attimino con gli arrivi degli infortunati, fare un gol più degli altri, perché oggi onestamente abbiamo concesso qualcosa in più, perché loro onestamente hanno fatto qualche giocata, però alla fine chi ha giocato di più è stato l'Avellino, perché l'Avellino ha creato il secondo tempo. Primo tempo direi facevamo molti cross, ma a Matteo non sapevamo dargli la palla, però il bicchiere è mezzo vuoto, però è mezzo pieno, scusa. Però sono contento a livello caratteriale, poi il resto tutto lo mettiamo a posto, perché sono convinto che con Morosini e Pecorini ci abbiamo delle alternative che possiamo rimettere a posto un po' di cose. Ecco, appunto, la reazione, quella che aveva chiesto soprattutto la piazza, c'è stata, perché oggi non era facile reagire dopo una sconfitta, non tanto per le proporzioni del risultato, ma perché l'Avellino Allarechi non si era proprio presentato, e lo abbiamo più volte sottolineato, e ritrovarsi sotto di un gol, un Eurogol tra l'altro da centrocampo regalato da noi, questa è stata la nota positiva. Nello stesso momento mister ha sottolineato stesso lei questo fatto che Ardemagni in talune occasioni sia rimasto un po' isolato. Perché? Non potevo schierare subito una seconda punta, perché mi dicevano che Castaldo poteva fare 30-40 minuti e non potevo rischiarlo subito, però Gigi si è dimostrato. Voi sapete che io gioco con due punte, un trequartista esterno e un altro Molina come esterno. Abbiamo secondo tempo messo dentro Castaldo, perché io avevo paura che si facesse male, dir la verità. Anche qui un allenatore deve sapere un attimino. L'ho buttato dentro perché era giusto che a Matteo da solo, era troppo da solo, perché il primo tempo gli sono arrivate parecchie palle. Però da solo in mezzo a tre centrali come loro non abbiamo prodotto quello che volevo. Però il secondo tempo sì, ma ripeto, al di là della tattica, a livello caratteriale, che almeno un po' noi ci siamo sentiti un po' abbiamo un po' pagato un attimino
tutta la settimana un po' particolare, ecco. Perdiamo purtroppo Bidaoui per questa lussazione alla spalla, speriamo è già stata rimessa a posto, però potrebbe chissà restare fermo per qualche settimana, ma nello stesso momento abbiamo visto un Cabezas che ha avuto un impatto positivo nel primo tempo, poi è calato alla distanza ed è per questo che lei, anche perché era reduce da un lungo viaggio, ma bene Vaiushi quando nei minuti in cui è stato chiamato in causa. Sì, ma... Io Vaiushi lo direi è un esterno che se quando subentra è uno che fa male, è uno che subentrato e ha subentrato bene. Direi che Cabezas è un giocatore che purtroppo non doveva giocare, ma è uno che secondo me a me piace molto, è ovvio che ha pagato il fuso orario, ha pagato questo, ha pagato quell'altro, ma io sono convinto che è un giocatore che ci farà comodo tantissimo, perché alla fine la squadra che gioca meglio alla fine viene sempre ripagata, perché lui ha fatto due o tre affondi il primo tempo dove ha prodotto dei cross importantissimi, dove però lì doveva esserci due punte ma c'era soltanto una punta. Direi Gavazzi lavorava un po' troppo dietro anziché un po' più avanti, perché abbiamo anche adesso rientrerà anche Morosini, insomma abbiamo tante alternative. Mister, sinceramente più contento per questa reazione sì. che la squadra ha avuto o meno soddisfatto soprattutto per questi continui troppi errori in fase difensiva che ci stanno condizionando molto. Purtroppo la classifica. No, la mia classifica, perché non è questa la classifica nostra, perché noi non è questa che meritiamo. La sconfitta di Salerno è un'altra cosa. Sì, sono contento per la prova di carattere. L'altra sto lavorando dalla mattina alla sera, speriamo di sistemare un po' tutte le cose. Però abbiamo poco tempo. Appunto. Le passo il collega D'Avenia dallo studio. Buonasera. Sottolineando il bicchiere mezzo pieno alla luce della prova di carattere della squadra che è stata in grado di recuperare due volte il risultato... Peccato, lo diciamo, per quel rigore non concesso che avrebbe potuto regalare tre punti. Regalare tre punti che tra l'altro secondo me alla fine noi ce li meritavamo, perché abbiamo prodotto, loro è una squadra che è una squadra che sa giocare, è una squadra che ci ha messo in difficoltà, ma più che altro noi gli abbiamo agevolato alcune cose. Però ecco, al di là di tutto questo, penso che, come hai detto tu, il livello caratteriale è quello che mi è piaciuto di più. Non era facile dopo una settimana brutta, veramente brutta, passata e offerta da noi a Salerno, perché onestamente non è una bella macchia che abbiamo lasciato. Però la dobbiamo dimenticare, che dobbiamo fare i punti per la salvezza. E io sono convinto, giocando in questa maniera non abbiamo nessuna difficoltà, e appena noi recuperiamo alcuni giocatori importanti, oggi già subito dopo tre minuti, come ho detto al tuo collega, abbiamo perso un giocatore che sull'uno contro uno poteva creare problemi al Pescara, però ecco, portiamo a casa il punto, però dobbiamo far tesoro di tante cose che dobbiamo migliorare, ecco. Nelle settimane scorse abbiamo spesso parlato, mister, di fortuna, quella fortuna che probabilmente quest'oggi ha girato le spalle all'Avellino, lo possiamo dire? Sì, oggi fortuna, però l'arbitro doveva fare l'arbitro, secondo me, doveva fischiare un rigore che era rigore, non c'è... purtroppo non è stato forse fortunato dalle luci, direi una stupidaggine, ecco. però io credo che bisogna dare quello che uno si merita. Io credo che Gigi stava calciando in porta e poi è stato ostacolato, insomma, e lì forse l'arbitro non so cosa ha ritenuto, ecco, la verità.